CIA oggi partita di beneficenza per raccogliere fondi per le famiglie altoatesine in difficoltà. È bello per voi essere ambasciatori della nostra provincia anche in queste iniziative? Sicuramente a noi fa molto piacere partecipare per questa buona causa e niente, non vediamo l'ora di fare questa partitella qua e niente, per noi è una cosa molto importante, come ho detto, partecipare per questa causa comunque importante per aiutare le famiglie in difficoltà. Venendo al campionato, appena iniziato, avevi mai iniziato così bene, visto che hai segnato già 2 gol in 2 partite? Sì, praticamente qui non avevo mai fatto così bene all'inizio, è vero, però già negli anni passati a Benevento, per esempio, sono partito così, lì ho fatto 11 gol, speriamo che porta bene e niente, per noi è importante vincere, quindi quando segni e non vinci sicuramente conta meno, diciamo. Per noi è fondamentale di vincere più partite possibile, sicuramente. Facendo partite del genere, sicuramente anche sotto l'aspetto della mentalità, aggressività, sicuramente è fattibile. Sconfitta a Pordenone ci può stare contro una delle favorite per la Serie B o si poteva anche fare di meglio? Ah, sicuramente si poteva far meglio, però alla fine quello che conta è il risultato. Noi come caratteristiche sicuramente abbiamo cercato di almeno starci con l'atteggiamento, comunque anche con la cattiveria. Sicuramente non era stata una partita facile, però noi dobbiamo prendere le cose positive e andare avanti per la nostra strada. Domenica al Druso arriva la Fernana e in casa che dovete fare il maggior numero di punti per fare un buon campionato? Ma noi, per noi tutte le partite sono importanti, anche fuori casa, però sicuramente in casa dobbiamo cercare di portare più punti possibili. E quindi niente, per noi tutte le partite sono fondamentali, però sicuramente in casa dovremo cercare di vincerne più possibile. Con i nuovi arrivi questo Sutero è ancora più forte? Ma sicuramente, noi adesso siamo una buonissima squadra e per noi è fondamentale di creare un gruppo importante, che lo siamo già, perché anche nelle ultime partite chi è entrato e chi ha giocato all'inizio hanno fatto molto bene. E per noi il gruppo è fondamentale, quindi lavoriamo tanto su quello e niente, noi speriamo comunque di andare avanti così e di far bene.